in questo bellissimo localino. Mi raccomando, vediamo di farci riconoscere. Aprite le porte, magari che ci sentano anche fuori. Allora, io sono particolarmente felice di essere qui con voi perché la rassegna ha avuto un buon successo e gli organizzatori hanno deciso di chiamare il padre del blues made in Italy, una volta il padre, adesso come minimo lo zio o il nonno. È un piacere per me essere qua perché sono qui con il mio figlioccio Alex Chirgariazzo. Sono contenti di essere qui perché è il nostro ultimo concerto della settimana. La settimana prossima ne abbiamo un altro vicino a Cremona. Ha sentito per un attimo? No, volevo anche ringraziare anch'io la stampa, gli amici che hanno creduto in questo progetto. Si parlava di sinergie, è una cosa importante, soprattutto dare spazio ai giovani. Voi direte, vabbè, allora vai a casa, no? Sono contento di essere qui perché il blues acustico è sempre stata la mia passione e questa sera posso suonare, non che la Travis Blues Band mi faccia schifo, però il fatto di essere qui e di poter suonare anche senza microfono è una cosa molto bella. Quindi bando alle ciance, se voi siete a posto, siamo a posto anche noi, possiamo partire. L'entusiasmo deve essere l'entusiasmo con lì dei concerti di blues e... So che i tavoli possono imbarazzare un po', poi magari qualcuno aspetta ancora mille foglie, la bavarese. Io però di solito faccio sempre questa controprova. Qualcuno di voi non ha mai ascoltato il duo? Alzate pure le mani, intanto non è che diamo i voti, è già 2, 3, 4, 5, 6, tutti. È una controprova. Vabbè, no, per raccontare un po' la storia, il blues della Travis Blues Band è una cosa. Il 50% della Travis Blues Band è formato da noi due e il nostro blues, quello che preferiamo, è quello acustico, quello che parte dalle origini, dai primi canti delle popolazioni, però man mano che sarà il momento vi racconteremo, questo brano si chiama Blues Again, e fa parte proprio della tradizione del blues di Biella dintorni, l'ha scritta Alex Chirgariazzo. È un bravo ragazzo, nonostante arrivi da Biella, è veramente una brava persona. Poi dopo magari c'è sulla fiducia, esatto, grazie sulla fiducia. Thank you.
display